Queste sono le Nike Pegasus Plus, rappresentano una scarpa per chi avesse nostalgia del passato, dal 2018 al 2024. Leggera, morbida, reattiva, flessibile e comunque, per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 244 grammi, 205 grammi nella versione femminile US 8, drop 10 come al solito, anche come le Pegasus 41, 35 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede. La scarpa è davvero molto flessibile, utilizza una mescola Zoom X davvero molto morbida. Come disclosure è importante sapere che questa scarpa è stata comprata su Top4Running dal sottoscritto utilizzando i proventi del canale e ci ho corso circa 90 km e queste comunque sono le cose che secondo me sono importanti da sapere per il podista amatore e ovviamente Nike non ha visto la recensione di questa scarpa prima di essere pubblicata. A livello di tomaia hanno davvero fatto un ottimo lavoro, utilizza il famoso Fly Knit nella parte laterale, ha una sensazione di contatto con il piede davvero piacevole, nella parte centrale la famosa banda che garantisce un supporto, visto che solitamente il knit vi porta da tutte le parti. A livello di numero suggerisco davvero lo stesso numero, anche perché Nike è super filante, la quantità di volume nella parte superiore è limitata, però al tempo stesso questa scarpa non la sentirete davvero costringente e il bloccaggio del piede è assolutamente perfetto, garantito anche dal fatto che il tallone è davvero con una conchiglia relativamente dura, ma al tempo stesso vi permette di correre davvero in maniera sicura. La linguetta utilizzata è la solita Racing, sulla quale nella parte posteriore c'è scritto 2018 e 2024 per ricordare la nostalgia del passato. Utilizza la solita banda verticale che consente un bloccaggio del piede sicuramente molto buono, i lacci sono leggerissimi, sottilissimi e in questo caso ad alcuni potrebbero piacere, per altri invece potrebbe non essere la soluzione ideale. Una cosa sicuramente buona è il sistema di allacciatura, che ha degli occhielli davvero plasticosi, ce ne sono 5, ma al tempo stesso questa scarpa si allaccia davvero facilmente e secondo me non si slaccia grazie al fatto che sul collo del piede avrete un supporto che vi consente di stringere davvero a dovere. Uno degli aspetti super interessanti di questa scarpa è legato al fatto che utilizza una mescola Zoom X super reattiva, leggermente più morbida secondo me delle Invincible Run 3. L'unico vero problema, ne parleremo tra qualche minuto, è il fatto che rispetto al modello ammiraglia questa scarpa ha una quantità di mescola sicuramente inferiore. Questa cosa potrebbe influenzare il comportamento nella corsa e soprattutto le abitudini di chi la utilizza, perché rispetto al 2018 molte cose sono cambiate. Per gli esperti o per gli aficionados da notare che, contrariamente a tutte le altre scarpe in casa Nike, questa è l'unica che non è mediata da praticamente nulla. Quelle al carbonio sono mediate dalla piastra, quelle veramente veloci come le Strict Fly sono mediate dal cuneo mediale, quelle vecchie sono mediate da una mescola combinata tra Zoom X e React, questa è effettivamente solo Zoom X su tutta la superficie, questa cosa potrebbe creare leggermente un po' di instabilità. Da non trascurare poi il fatto che non ci sia una mediazione dei pods, quindi questa cosa vuol dire che per sprigionare la potenza la dovete fare voi, ma soprattutto il fatto che la scarpa è davvero flessibile, cosa che consentirebbe di gestire al meglio tutte le corse e i miglioramenti potenziali della vostra biomeccanica di corsa, corsa abbastanza naturale nonostante appunto il drop 10. Non so dirvi invece se ho amato il design, comunque i freddi numeri sono 120 mm nell'avampiede, 70 nel mesopiede e 90 nel tallone, largo circa come direbbero i cinesi. Questa cosa vi consente da un certo punto di vista di correre in maniera efficiente, ma se la vostra corsa non fosse efficiente e appoggiando il tallone potreste forse avere qualche problema legato anche al fatto che comunque il sistema di stabilità è veramente limitato solamente da questa conchiglia.
a livello di soletta che è assolutamente estraibile. Questa soletta è abbastanza basica e comunque la potreste sostituire con dei plantari personalizzati, anche se forse non è il caso dal momento che questa scarpa è pensata per correre davvero velocemente. A livello di battistrada ha una struttura tassellata che è leggermente diversa rispetto a quella delle Invincible Run 3, soprattutto nella parte mediale per ridurre il peso. C'è solamente una gomma esposta, ma ovviamente non strisceresti nel mesopiede. D'altro canto c'è una banda laterale che non consente una segmentazione dell'appoggio, quindi uno smorzamento dalle forze, ma al tempo stesso c'è scritto Pegasus Turbo, cosa che annuncia la nostalgia canaglia. Ovviamente invece sulla linguetta c'è scritto Pegasus Plus. Scherzi a parte, il design del battistrada è assolutamente con una buona trazione, utilizza i soliti tacchetti che abbiamo già visto su miliardi di modelli di Nike e al tempo stesso è destinato a durare perché effettivamente la gomma è particolarmente dura. Chiaro che un aspetto vincente è assolutamente il design della scarpa stessa, che può essere utilizzata non soltanto per correre ma anche per camminare e soprattutto per andare al matrimonio dei miei collaboratori. Tra l'altro sarebbe davvero molto bello se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiosi. A chi è adatta questa scarpa? Sicuramente al podista amatore evoluto che pesasse meno di 70 kg e che avesse una corsa assolutamente molto efficace, perché rispetto al passato le scarpe sono migliorate tantissimo a livello di distanze. Secondo me potrebbe essere adatta per correre fino all'ora di corsa, non la suggerirei per la mezza maratona a meno che vogliate accompagnare qualcuno del vostro gruppo. A livello di ritmi suggerirei di utilizzare questa scarpa dai 5:30 al chilometro fino ai 4, poi effettivamente andando sotto quella velocità potreste avere qualche problema e mentre state correndo le ripetute potreste dirvi perché non ho preso una scarpa al carbonio oppure una scarpa con una mescola un po' meno morbida. Infine, a livello di durata, secondo me la scarpa è davvero molto durevole, la porterei fino almeno 600 km, chiaramente utilizza lo Zoom X e quindi dopo qualche chilometro, direi 300, la reattività potrebbe non essere quella dei primi giorni, però d'altro canto i materiali utilizzati per questa Plus sono davvero premium. Rispetto poi alle Pegasus 41 troverete una scarpa con un fit sicuramente migliore, con una lacciatura migliore, con una quantità di ciccia inferiore, anche se la mescola è più nobile rispetto a quella delle 41, che è un React-X che sarà sicuramente più reattiva anche grazie al fatto che presenta gli AirPods nella parte dell'avampiede. Chiaramente poi l'aspetto da considerare è che rapporto qualità-prezzo, probabilmente le Pegasus 41, che costano sicuramente meno e sono davvero tra virgolette più democratiche, potrebbero essere la soluzione per il podista amatore di tutti i giorni. Se invece cercaste una soluzione con un appoggio più premium, più sul cuscino, più ammortizzato, più piacevole, probabilmente la scelta ricadrebbe sulle Invincible Run 3. Ovviamente ci sono anche altre soluzioni che suggerisco al podista amatore e che ho raccontato in altri video, però fondamentalmente questa potrebbe essere una scelta davvero vincente. Ovvio che non sono tutte rose e fiori, i punti di debolezza secondo me in primo luogo sono legati al fatto che è una scarpa pensata nel 2018 con una costruzione che sicuramente dal punto di vista estetico ma anche di materiale è migliorato tantissimo, però al tempo stesso i gusti dei consumatori sono cambiati e il fatto che ci sia così poca ciccia nell'avampiede non è assolutamente considerato un plus, anche se stiamo parlando della Nike Pegasus Plus. Correndo velocemente ci sono sicuramente delle opzioni migliori, d'altro canto se pensate di utilizzarla a 360 gradi potrebbe essere davvero una buona scelta. Il secondo punto è che questa scarpa non è soltanto nostalgica ma probabilmente di nicchia, perché effettivamente se dovete prendere in casa Nike due scarpe, Invincible Run 3 e poi assolutamente le Alpha Fly che hanno usato tutti alla maratona di Berlino. In conclusione, con le scelte a disposizione del podista amatore sicuramente questa scarpa la prenderei soltanto se fossi un nostalgico o se dovessi fare una recensione, e credo che ci sono delle soluzioni assolutamente migliori e soprattutto dal miglior rapporto
qualità prezzo in casa Nike. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Comunque vi metto qua sotto il link per l'acquisto nel caso in cui lo vogliate davvero fare. Ciao, alla prossima.